l'incontro era particolare e ovviamente leggerò un testo scritto perché così rimane puntualmente. Sono abituato a garantire sempre ciò che dico in modo estremamente puntuale. E quando ho incontrato Paolo che mi ha raccontato di questa avventura, di questo incontro, che mi ha consegnato il libro d'anteprima che ho letto e poi mi sono messo lì e ho scritto un po' di cose. Cristo me intanto fa bene a rivendicare la storia del socialismo italiano. È una storia grande, nobile, che si intreccia con le vittorie della libertà, della democrazia e dei diritti dei lavoratori. Paggettopoli è stata una pagina buia, pesante, drammatica, ma non cancella la storia, i valori e soprattutto la storia del PSI, nemmeno quella di Bettino Craxi, anche se ovviamente la questione su di lui è una questione molto complicata e non si può ridurre a una cronaca criminale, perché io credo che questo sarebbe un errore. Detto questo, per fortuna gli ideali del socialismo democratico e liberale non si sono esauriti con la crisi del PSI. E dico per fortuna. Restano nell'Internazionale Socialista, nei partiti socialisti europei, che pure fra enormi difficoltà, enorme fatica, ancora sono radicati in molti paesi. Però io credo che su questo punto ci sia un elemento di carattere politico da riflettere proprio sulla capacità dell'Internazionale Socialista di reggere il confronto in queste trasformazioni. Io credo, sono di quelli che ritiene che l'Internazionale Socialista e il socialismo europeo sia stato troppo buono in una fase della vita politica europea ad accogliere, senza mettere paletti molto più chiari in termini di libertà, di democrazia, di rispetto e di regole, rispetto all'apertura dell'Europa. Credo che questo sia per me un punto di riflessione molto attenta. Dopodiché arrivano gli Orban di turno e dopo ci lamentiamo, ma probabilmente, forse, qualche paletto prima avrebbe messo qualche margine per cercare, ma vedete, la cosa che mi preoccupa di più è che non c'è nessuna garanzia che resteranno. Se non sapranno rinnovarsi, rischieranno ancora di essere più marginali. Per le caratteristiche di essere troppo buoni, nel senso di la dinamica della scelta dell'Europa allargata era una esigenza di carattere politico importante. Gli ideali del socialismo hanno seminato in altre formazioni politiche, nella cultura, nel sindacato, nella società civile. Io non dico che il PD abbia saputo raccogliere l'eredità come meritava, ma sono più sicuro che senza anche quelle culture il PD non potrà recuperare il suo ruolo di alternativa alla nuova destra nazionalista e xenofoba. Quello riprenderò. Sul PD dico che il PD è nato di recente per una storia nuova. È un partito nuovo, è un partito vecchio. Vorrei che fosse chiaro questo. È un partito che ha messo due storie che nella vita si sono sempre in qualche modo confrontate pesantemente e ha provato a trovare una sintesi non sempre riuscita. Per fortuna qui a Modena il partito c'è, da solo a poco lontano, ma noi abbiamo l'esigenza di rafforzare le azioni, le alleanze e soprattutto continuare a riflettere sui valori. Capisco che in questo momento dove abbiamo un governo che twitta e dà dei messaggi, dove smonta pezzi del sistema licenziando con un tweet interi pezzi dell'apparato dello Stato, dove smonta interi pezzi dello Stato, ne dico una per capirci, ha tolto ai comuni i fondi
per le periferie. Per fortuna Modena, perché abbiamo lavorato bene, ogni tanto non lo dico da solo, così non me lo dirà mai Leonelli, ma almeno lo dico io. No, sarebbe bello che ci fanno essere domande adesso che fare il monologo. Lo dico io sto facendo il mio intervento perché lui mi no, chiede direttamente. No, perché sarebbe bello che ci fanno essere domande. Ci arrivo. Ma... lei mi ha chiesto del PD, le sto dicendo del PD. No, se vogliamo parlare del PD. No, mi siedo lì. Le sto dicendo semplicemente che... Credo, No, ci sono più facile. Perché mi aveva chiesto. Se fermi un secondo, io non so cosa le ha chiesto Cristone. Cristone ha chiesto a me una ipotesi su quel libro e sul percorso del socialismo che io sto cercando di fare. Se lei dice che. Se lei mi permette, io vorrei finire il mio intervento. Non è né di intervento. Senza problemi. Quindi, i grandi posti e i grandi temi che abbiamo posto, lo dicevo perché. Con quel percorso hanno smontato addirittura anche i riferimenti tecnici, quindi noi oggi non abbiamo neanche il riferimento del funzionario col quale possiamo parlare. Ritorno però ai valori della politica. I grandi posti, temi posti dal socialismo sono attuali: l'eguaglianza, la giustizia sociale, la piena e buona occupazione, i diritti, la dignità dei lavoratori e dei cittadini. Che cos'è oggi in difficoltà? Il riformismo. Perché il riformismo è fatica giorno per giorno e non ci sono scorciatoie. Non offre soluzioni valide per sempre, non garantisce pasti gratis per tutti e la felicità interna, ma è un impegno quotidiano pesante. E quando ci sono le condizioni noi dobbiamo trovare una barriera, io su questo sono molto d'accordo con Paolo, di fronte al populismo che penetra meglio ma distrugge di più, divide e fa esplodere la società, perché questo è quello che sta accadendo. Bisogna che in Europa, come in Italia, il centro-sinistra allargato trovi le condizioni per ragionare in una prospettiva forte. Le ultime due considerazioni lo dico e le dico rispetto ai valori del socialismo che non possono chiudersi in un recinto. Ma io penso che ci deve essere rispetto. Ovviamente, io per esempio non condivido la sottovalutazione e parlo sul peso della rappresentanza, in democrazia è giusto che i numeri siano numeri, grazie a un maestro, ma al di là dei numeri c'è rispetto. Ci sono le alleanze, ci sono le persone. E io e te abbiamo sempre lavorato con rispetto, alleanze e persone. Quindi bisogna che ragioniamo di programmi, bisogna che ragioniamo di metodi. E da questo punto di vista l'alleanza che noi abbiamo fatto a suo tempo la dobbiamo rivedere, ragionare insieme, provare a costruire quella alleanza estremamente importante che io considero fondamentale per il pluralismo delle coalizioni e anche per ragionare su un punto che Paolo ha detto: se liste civiche in cui la certezza del voto richiesto sia uguale all'impegno morale di mantenere la trasparenza di per cui l'alleanza deve essere un'alleanza di buon senso, di responsabilità, che deve essere allargata anche ad un porto del civismo. Mi pare quindi di rispondere anche puntualmente ai temi della politica. L'obiettivo finale, chiudo, formare l'alleanza. Siamo d'accordo che Modena è il movimento, non si può fermare, non si possono fermare i valori di solidarietà, di uguaglianza, che l'ha fatto grande Modena. E quindi ci sono le condizioni per ragionare di una città più giusta, più verde, più smart, più sicura. E se vogliamo rinnovare questo patto e se vogliamo fermare un movimento rischioso per la prospettiva e se vogliamo avere nel cuore ancora la storia di Modena, credo che ci dovremmo impegnare molto per costruire un percorso di un certo tipo. Ho risposto anche alle domande, vi stia considerando, e prima delle persone ci stanno la politica, ci stanno le alleanze, ci stanno i programmi e ci stanno.